Bella a tutti, raga. Oggi sono qui con la mia ragazza. Ciao. E farò il video della girlfriend tag. Sì, perché l'abbiamo fatto sul mio canale, il boyfriend tag, quindi ha voluto vendicarsi e... Ora tocca a me a fargliela pagare. Sì, insomma. No, c'è tanto, io so rispondere a tutte le domande, non ti preoccupare. Vedremo. Dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti al bowling, ci ha presentato un nostro amico in comune. Perfetto. Dove siamo andati nel nostro primo appuntamento? Non c'è stato proprio un appuntamento. Sì, proprio sì. Cioè, è iniziato tutto per caso, in realtà. Sì. Ma appuntamento, cioè sto pensando dove siamo andati dopo. Non so, ma... Dopo, non siamo andati ad appuntamenti, cioè nel senso non... Forse è la prima volta che siamo usciti fuori a mangiare. Dopo un po'? Sì, ma non era proprio un appuntamento, cioè eravamo già insieme. Perché prima eravamo amici. Sì. E poi... Però e poi no. Bene, passiamo alla... Terza domanda? Sì. Qual è stata la prima impressione di me? Ma la prima da quando ci siamo messi insieme o la prima quando ti ho visto la prima volta? La tua prima impressione di me? Allora, la prima volta che non cioè che era troppo timido. Sì. E che non parlavo, ho detto ma sto qua perché non parla? Diciamo che con le persone nuove che conosco ci metto un po' ad aprirmi i colori, insomma. Però dopo pian piano mi riesco a socializzare, insomma. Sì, non è che insomma era una domanda così vabbè, complicata. Però, comunque, quando hai incontrato la mia famiglia? Oddio, non mi ricordo il giorno esatto. Cioè li avevo già conosciuti perché ero già andata a casa sua con altri nostri amici. Sì. Però forse che ero da sola e ho parlato con loro da sola il giorno di San Valentino. Sì, da sola sì. Ero ancora dal mio amico che mi stava aiutando a fare. Comunque le non c'eri, sono entrata e c'erano solo i tuoi, cioè io là. 2 minuti dopo. Ho qualche strana ossessione. Qualche strana ossessione. Fammi pensare. Sì, ogni volta che starnuta dice una frase. Ma non so se si possa considerare ossessione. Boh, ma una persona triste non ha ossessioni. Scusa se sono triste. Dai, già con il naso chiuso. Scusa. Da quanto tempo stiamo assieme? Da quanto tempo stiamo assieme? Quasi 2 mesi. Sì, il 7 aprile facciamo 2 mesi. 7 aprile sono 2 mesi. Avete una tradizione? Tante, però la principale è il caffè. Sì. E la tisana sì. Dopo cena. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Quando siamo andati a Treviso, anche se non si può chiamare viaggio. Però. Viaggio? Viaggetto? Sì, un paio di orette e siamo andati in compagnia con amici. Sì. Non è un vero e proprio non viaggio. Non era un vero viaggio e in questo momento non si possono neanche fare, quindi... Sì, perché siamo in quarantena, come voi sapete, benissimo. Quarantena con l'allergia. Esatto, che gioia. Come ogni anno, però vabbè, mi sto prendendo qua. Prego. Vado avanti. Non mi hai più detto baci, però. Ti vedo alla fine. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? La prima cosa? Sentiamo. I tatuaggi. La prima cosa i tatuaggi. E poi altre cose. Tipo gli occhi, boh, le espressioni che facevi, un po' tutto. Le braccia, le gambe. Però i tatuaggi la prima cosa. Tuoi disagi, insomma. Eh? Tuoi disagi, insomma, disagi. Che hai sempre avuto. Vabbè, però la prima cosa i tatuaggi. Cioè, se devo dire una cosa, i tatuaggi. Okay. Subito, proprio sì. Ho detto, ah. Qual è il mio ristorante preferito? Perché è il ristorante preferito? Davvero? Vabbè, la pizza. Oltre a quello? Oltre a quello, sushi. Ok. E? La carne in generale. Tu mangi sempre carne. No, non è quel mio piatto preferito. Dai, ci arrivi. No, che non ne so. Quando andiamo da Nicola Veronica?
La carbonara? Ah, la carbonara. Vabbè, ma che ne so io. Quali, su quali argomenti litighiamo di più? Vai. Bene o male sono sempre quelli, cioè nel senso, sì, discorsi patenti, passaggi, sì, lavoro, lui che si deve impegnare a fare le cose perché non è che posso dirgli tutto io. Diciamo che il principale è il discorso della patente. Chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Ovviamente io. Sì, decisamente te. Se sto guardando la televisione, che cosa sto guardando? Roba di calcio, sì, gli highlight, non so, del Milan, di qualcosa. Sì, diciamo in Dragon generale. Dragon Ball? In generale sì, perché sono fan di Dragon Ball da quando ero piccolo, però vabbè. Basta questo sostanzialmente, perché non è che guardi tante cose, tutto il resto lo guardi con me. Sì, fino a serie TV. Sì, ma lo guardi con me. Sì. C'è un cibo che non mi piace? E le acciughe. E un altro? E un altro. Io quello conosco. Sempre pesce. Le sardine? Non lo sapevo. Non lo sapevo delle acciughe, sì, le sardine no. Che cosa ordinano da bere quando mangio fuori? Dipende, se siamo nei bar, alcol. Sì. Di solito Malibu Cola. Sì. Se no nei ristoranti, acqua o Coca-Cola, cioè. Allora, da... quando ho iniziato, per modo di dire, a fare la dieta, sì, di solito bevo sempre Coca-Cola, adesso bevo sempre acqua. Che numero ho di scarpe? Aspetta, tra i 43 e i 45? No. No. 44? 44? Quindi tra i 43 e i 45 e 44 e mezzo. 44-45 ore. Vabbè, insomma, comunque vabbè, avevo detto giusto. Sì. Sì. Qual è il mio sandwich preferito? Sì, ce l'ho. Boh, solo una volta hai preso un sandwich quando eravamo fuori e avevi preso una roba con salame e provola affumicata, tipo. Che talento ho? Non ha talenti. È brevissimo a fare i puzzle. Che cosa mangerai tutti i giorni se potessi? Cosa mangeresti tutti i giorni? Il sushi? E tutte le cose che mi piacciono. Sì, beh, la pizza sostanzialmente, perché ogni volta che gli dico la pizza va in scandalo. No, no, proprio quando sento l'angolino che tu parli di cibo o vedo cibo su Instagram o roba del genere, parlo la testa. La mia musica preferita. Allora, ascolta un po' di tutto. Ascolti un po' di tutto. Sì. Ma ascolto sostanzialmente rap, trap. Sì. E un po' di pop, tipo. Sì. La mia squadra preferita? Il Milan. Brava. Di che colore sono i miei occhi? Azzurro tendente al grigio. Sì. E a volte anche verde, comunque. Sì, tipo la lineetta, quella interna. Chi sono i miei migliori amici? Allora, Daniele e Thomas? Sì, 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 sì. Sì, loro due principalmente. Gli altri sono amici o conoscenti, per modo di dire. Io avanti. E non ha migliori amiche femmine, perché sennò... No, una ne ho in verità. La Nicole? La migliore amica? O è tanto, tanto amica? È tanto, tanto amica, più che altro. Perché prima che uscissi da quella compagnia là che avevo, diciamo che mi sono un po' separato da tutti quanti e dopo un paio di mesi, mi pare, ha iniziato a riscrivermi e così ci siamo visti e adesso intanto ci vediamo. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi? Sì, fumare. Da dove vengo? Da Padova. Sono Meola di Romano. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Tante. Però sostanzialmente tre. Tiramisù, salame al cioccolato, no, anche il soufflé e qualcosa con il cocco e il pistacchio.
Però ci serve una roba che mi piace tantissimo. Mille foglie. Ah, tipo qualche sport? Facevi calcio? Sì, facevo da un anno giusto, mi pare che l'abbia smesso. Vabbè, adesso gioca ogni tanto con i suoi amici. Sì, adesso non possono, però vabbè. Vabbè, non adesso. Che cosa potrei fare per ora?